Salve a tutti, ben ritrovati a Chiasso News. Il 25 novembre scorso si è svolta la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Chiasso era presente la locale delegazione di Soroptimist International Switzerland che ha organizzato una postazione informativa per promuovere una maggiore sensibilizzazione su questo delicato problema. Importanti novità sulle aperture straordinarie delle attività commerciali nel periodo natalizio. Ospite in studio Carlo Cohen, presidente della Società Commercianti del Mendrisiotto. Salve a tutti, ben ritrovati a questo Chiasso News. Ospite in studio Carlo Cohen, presidente della Società Commercianti del Mendrisiotto. Buongiorno Carlo. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, oggi Carlo ci comunicherà gli orari natalizi di apertura dei negozi e non solo. Prego Carlo, la telecamera. Allora, le aperture straordinarie dei negozi sono state concesse per le domeniche dell'8, 15 e 22 dicembre, dalle ore 10 alle ore 18. Poi la chiusura dei negozi per il 24 e il 31 è stata fissata per le ore 17. Voglio ricordare assolutamente che l'8 dicembre ci sarà anche il mercatino natalizio qui a Chiasso con l'accensione dell'albero. Ecco, in realtà l'albero lo accendiamo al 5, giusto? No, veramente no. Il 5 ci sono le... L'inaugurazione delle proiezioni natalizie in Piazza Indipendenza è una primizia per Chiasso, è una primizia molto bella, mi raccomando, dovete assolutamente venire, non si può mancare una cosa del genere, vedrete che resterete a bocca aperta. Carlo, dobbiamo dare anche un'altra bella notizia però. Per chi era terrorizzato, anch'io ero un po' terrorizzato, dico la verità. Sì, dai, c'è una buona notizia che è arrivata il comunicato dal comune, ma dicelo tu. Assolutamente, è arrivata la notizia che il parcheggio, l'autosilo Tertianum, ci sono venuti incontro ed hanno abbassato le tariffe. Per quanto riguarda le prime ore siamo all'incirca sul 25% di ribasso, il che non è poco. Calcoliamo che mezz'ora costerà 50 centesimi, chi resterà un'ora pagherà 1,50 franco, invece dei 2 franchi, e chi resterà per 2 ore pagherà 3 franchi invece di pagare 4 franchi. Quindi, come vedete, il ribasso è del 25%. È significativo. Ci sono voluti venire incontro e questo veramente ci fa piacere. Ringraziamo assolutamente il municipio per tutto l'impegno che ci ha messo perché ciò avvenga. Certo. Altre comunicazioni importanti da dare in merito alla società commercianti, qualcosa di nuovo? Per il momento no, penso che già queste notizie che vi abbiamo dato oggi siano già estremamente importanti e non vogliamo caricare troppo, quindi vi ricordo e vi rinnovo l'appuntamento, abbiamo questo giovedì il 5 per l'accensione delle luci in Piazza Dipendenza e domenica 8 che si incomincia col mercatino natalizio. Che è sempre bellissimo il mercatino di Chiasso. Assolutamente, ci saranno 200 bancarelle, quindi mancherà il divertimento. Poi diciamo di tutte le altre novità per quanto riguarda gli intrattenimenti natalizi. Fra poco sentiremo anche Roberto Donadini, quindi avremo maggiori elucidazioni. Per ora ringraziamo ancora Carlo per essere stato con noi. Diceva prima, ospite quasi fisso, ben venga perché fa assolutamente piacere. Quindi grazie ancora Carlo Cohen e alla prossima. Arrivederci. Anche quest'anno fervono i preparativi per gli intrattenimenti natalizi.
promossi dal Comune di Chiasso e dalla Società Commercianti del Mendrisiotto. Ce ne parla Roberta Donadini. Ancora pochissimi giorni prima di inaugurare Natale a Chiasso 2019. I lavori sono in corso e siamo ormai alla cura dei dettagli. Giovedì 5 dicembre a partire dalle 18 in Piazza Indipendenza l'inaugurazione dello chalet di Natale, dove sarà possibile gustare nei fine settimana fondue, raclette, piatti golosi e le luci d'incanto, questo nuovo e affascinante spettacolo di luci architetturali che riempirà e colorerà tutti i palazzi di Piazza Indipendenza e Piazza Elvezia. Queste sono le novità del 2019, ma non mancano gli appuntamenti con la tradizione. Domenica 8, per la giornata dell'Immacolata, ci sarà il tradizionale mercatino organizzato dalla Società Commercianti del Mendrisiotto, che durerà per tutta la giornata sul Corso San Gottardo. E alle 17 ci sarà l'accensione dell'albero di Natale in Piazza Bernasconi. Sull'agenda, sul sito chiasso.ch, sulla pagina Facebook Agenda di Chiasso, potrete scoprire quasi 40, se non di più, gli eventi che la città propone per questo Natale. Allo chalet, oltre a un servizio ristorante attivo nel weekend, molte anche le iniziative. Ad esempio, oltre all'inaugurazione, al giovedì, per tutto il periodo dello chalet, ci sarà un contest unplugged, dove diversi musicisti locali si esibiranno nelle varie serate. Tutti venerdì sera, invece, allo chalet, a partire dalle 21:30, finito la cena, sarà impossibile invece ascoltare dell'ottima musica con il piano bar, che verrà seguito dal nostro cantante Giacomo Morandi. Sabato 14 e domenica 15 dicembre invece ci sarà Ma che bontà, un piccolo ma particolare salone enogastronomico dove sarà possibile fare acquisti golosi proprio per le feste. Non mancherà anche il divertimento, soprattutto per i più piccoli. E domenica 22 lo chalet si trasformerà in una casa di Babbo Natale, dove i bambini con giochi, laboratori incontreranno Babbo Natale e potranno passare una splendida giornata al caldo e in compagnia qui con noi. Venerdì 6 dicembre alla Sala Cine Excelsior di Chiasso verrà proiettato Non si può morire ballando. Vediamo il trailer. Siamo come polvere sopra i pensieri, come baci sulle labbra di ieri. Sono cellule che si addormentano, è come se andassero in letargo. Siamo come la paura di fronte alla determinazione. L'ha scritto un medico, un primario. È un metodo, una teoria, una cura alternativa alla medicina tradizionale. Come lacrime tra le pieghe di un sorriso. Conosco la teoria delle emozioni. Voglio metterle in scena. Devi dirmi, per punti, 8 titoli. 8 situazioni della tua vita dove ti è vibrato veramente il cuore dalle emozioni. Pensare che un libro possa regalarti la vita è stupendo. Basta non aprirlo mai. Thank you.
Sabato 7 dicembre al Cinema Teatro Chiasso andrà in scena L'anima buona di Sezuan per la regia di Monica Guerritore. Questa edizione è tutto, ben arrivederci alla prossima edizione.